Il tema è interessante anche perché io conosco un pochino la realtà polacca, però evidentemente chi se ne occupa in prima persona saprà meglio di me spiegare la differenza. Le ZES nel mondo è stato citato velocemente da Federico Rampini via telematica, ce ne sono più di 500, più di 5.000 e rotti. Il 50% delle ZES sono cinesi. Allora, tanto per essere chiari, il PIL cinese e l'attività, diciamo, di non reshoring, di attrazione degli investimenti è stata fatta con due regole semplici, che sono quella della possibilità di fare presto e bene gli investimenti e con importanti, diciamo, vantaggi fiscali. Questa è un po' la regola che c'è, poi vediamo le differenze anche, credo, per la Polonia, anche perché poi la Polonia, come noi, ha vincoli comunitari, quindi diciamo che abbiamo rispetto ai cinesi delle differenze fondamentali. Io dico sempre che se un'azienda si vuole insediare attaccata al mausoleo di Mao Zedong, i cinesi lo fanno fare. Non c'è nessun problema. Noi, se dobbiamo fare una cosa in un'area che ha qualche riserva paesistica o paesaggistica, per il polacco c'è una differenza giuridica non lessicale, per gli italiani forse qualcuno lo sa, qualcuno no, sono urbanisticamente due autorizzazioni diverse. Una dipende dalla sovrintendenza, una dipende dalla regione di appartenenza. Ma ovviamente noi abbiamo anche, ed è stata una grande intuizione del governo Draghi, di riprendere le zone economiche speciali, la cui legge del 91 del 2017, che sostanzialmente dava alle autorità portuali, con quindi una forte connotazione portuale o retroportuale, che è rimasta nella normativa attuale e anche, poi vi dirò anche come sono state concepite tutte le ZES italiane, che sono 8. Ma sostanzialmente hanno avuto uno sviluppo particolarmente significativo soltanto nell'ultimo periodo, perché la prima parte dell'attività è stata praticamente quasi inesistente, per l'Abruzzo non c'era, perché l'Abruzzo è arrivato nel 2020, mentre le altre regioni obiettivo 1 sono state già presenti, sia pure in maniera embrionale, dal 2017. Due, c'è stata nel 2019, governo Conte 2, una introduzione di un commissario di governo, che però non era una procedura che andava a modificare l'attuale normativa, ma era semplicemente, come io racconto quando faccio un po' la storia di questo percorso, era un po' un ciliegione sulla torta, nel senso che la macchina amministrativa senza costi per lo Stato era quella dell'autorità portuale, a cui si aggiungeva il costo del commissario di governo. Costa poco, perché ci danno una lira, però fondamentalmente questo era l'elemento su cui si basava la governance. Quindi c'era una dualità di procedure che aveva la macchina amministrativa dell'autorità portuale e il commissario che aveva la responsabilità generale. Con la legge del DL 77 del 2021, legge 108 2021 e alcuni DL successive nel 2022, in particolare quello più significativo è il 36 del 30 aprile dell'anno scorso. Poi ovviamente modificato in legge, abbiamo avuto una diversa governance. Quindi, tanto per cominciare, è stato introdotto con l'articolo 5 bis della legge 91 l'autorizzazione unica, titolo, la quale sostanzialmente ripercorre i processi decisionali che hanno a che fare con il sistema delle autorizzazioni per l'energia. Quindi chiunque si è occupato di energia rinnovabili o anche chi professionalmente
di aziende in particolare fanno grandi investimenti nel settore dell'energia, si passa per una procedura diversa da quella normale, che è quella dell'autorizzazione unica, che viene fatta con una conferenza dei servizi indetta dalle amministrazioni comunali presso le quali si realizza l'intervento di energia. Bene, l'autorizzazione unica per i commissari di governo ha l'articolo 5 bis: per ogni investimento pubblico o privato, l'interesse dello Stato, quindi c'è un interesse pubblico, definito come indifferibile e urgente. Questo significa che qualunque intervento privato che viene fatto nelle aree ZES, che sono particelle catastali definite secondo i piani di sviluppo regionali delle singole regioni, hanno un valore qualitativo diverso rispetto alle altre zone. Per esempio l'Abruzzo ha tutte 1702 ettari, tutte in zone industriali, ci sono zone industriali a fianco a quelle particellate che possono avere credito d'imposta secondo i criteri della aiuti di Stato a finalità regionali, articolo 107,3c per l'Abruzzo, che è una regione in transizione, per i colleghi delle altre ZES A, come Ancona, perché vuol dire che c'è un credito d'imposta pieno e c'è un credito d'imposta anche per le grandi imprese, che invece in Abruzzo hanno un credito d'imposta solo se fanno nuove attività o non sono già precedentemente insediate nella regione, perché altrimenti vengono considerati aiuti di Stato. Questo lo dico perché il collega mi capisce. A fronte di questa distinzione, noi però possiamo fare in tempi molto celeri l'autorizzazione amministrativa, perché apertura e chiusura delle conferenze di servizi le fa il commissario di governo, il quale firma le ordinanze necessarie, anche modificative dei piani regolatori ove serve, e poi procede alla concessione autorizzatoria edilizia, quella che può essere concessione edilizia tradizionale per l'insediamento, e è in grado di dare con tempi ridotti, perché la urbanistica è ridotta del 50%, quindi significa che in 15 giorni il comune si deve esprimere. Poi apriamo delle altre questioni che ora poi vi dirò, per cui tutte queste cose sono importanti, ma c'è importanza anche altro. E secondo, ci stanno le autorizzazioni, quelle sensibili, che sono quelle ambientali, paesaggistiche, che sono legate anche alle sovrintendenze, è ridotto di un terzo. La media delle autorizzazioni, la legge prevede 90 giorni, quindi 30 giorni per quanto riguarda le nostre autorizzazioni, quindi 30 giorni meno significa 60, mentre per la vinca, quelle che riguardano l'incidenza ambientale, che sono problematiche urbanistiche, chi ha qualche avuto a che fare per qualche problema o personale o di qualche cliente che ha dovuto fare insediamenti di questo genere, sarebbe l'interferenza di nuovi investimenti rispetto alla accettabilità ambientale di quelle procedure. Bene, la vinca è ridotta da 60 a 40, questo per farvi capire. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi sappiamo bene che mentre le autorizzazioni più semplici, è molto semplice far avere le risposte se non ci sono problemi, quando si intersecano investimenti con particolare significatività di impatto con il territorio, quelle ambientali hanno bisogno di una collaborazione molto stretta con le amministrazioni, quella comunale per la vinca, quella regionale per quelle ambientali e con le sovrintendenze regionali e provinciali per quanto riguarda quelle paesistiche. Cosa dico? Perché vi ho fatto questa premessa? Perché l'altra cosa che abbiamo fatto, io personalmente l'ho fatta fin dall'inizio, ora i colleghi si stanno regolando diversamente, le altre ZES, io ho le convenzioni con le amministrazioni. Quindi quando io ho un problema particolarmente impattante, per esempio noi abbiamo fatto una grande industria di acciaio che ha fatto un investimento in un'area vicino a una zona SIC, che sono quelle zone protette in base alla direttiva Habitat comunitaria,
e nel comune di Vasto questo gruppo è il gruppo Arvedi, la prima acciaieria italiana, perché il resto di italiano è rimasto poco, anche salvo casi di recupero per motivi come Taranto, ma diciamo che parlo di acciaieria completamente italiana. Sostanzialmente loro hanno avuto, a differenza anche della Lombardia, l'hanno detto, loro hanno avuto tramite noi in un mese e mezzo un'AUA, che è un'autorizzazione ambientale importante per poter fare aprire l'attività dell'acciaieria, che significa occupare quasi 100 persone in uno stabilimento che era fallito ed è stato comprato dall'acciaieria Arvedi per farne rimetterlo a sistema e per fare questo. Contemporaneamente, per farvi capire la complessità e la necessità di interloquire, per avere la vinca comunale hanno passato 4 mesi di attesa. Questo l'hanno fatto prima di utilizzare il nostro sportello unico ZES, c'era prima qui il segretario generale di Union Camere Tripoli, e noi abbiamo uno sportello unico nazionale in cui tutte le domande e con tutte le richieste devono essere messe in questo sportello, che ha un titolo abbastanza simpatico perché è Sportello Unico Digitale ZES, che si legge Sud ZES, proprio perché si voleva anche in maniera onomatopeica far capire l'importanza dello sviluppo per il Sud di questo. Quindi torno al tema dell'autorizzazione unica e poi cercherò di dire qualche cosa di pochino più strategico, ma questo credo che sia le differenze sostanziali. Noi personalmente, io per motivi anche legati al diverso trattamento dell'Abruzzo, vedo poco interesse all'aspetto fiscale, mi dispiace dirlo ai commercialisti presenti, vedo molto interesse all'autorizzazione unica, nel senso che l'impresa, se in 3 mesi fa l'investimento, è contenta, se poi recupera anche il credito d'imposta è più contenta, se non prende il credito d'imposta alcune imprese, soprattutto le grandi, hanno un interesse relativo se fanno l'investimento. Ma questo lo dico soprattutto perché è stato detto, cito l'intervento di Tremonti perché è stato quello più di scenario, è chiaro che se noi cambiamo completamente i processi di commercializzazione o di trading delle merci, noi dobbiamo rivedere quelle che sono le modalità procedurali del nostro sviluppo di business. Quindi cosa dobbiamo dare come zone economiche speciali, che cosa che abbiamo fatto, che cerchiamo di fare con tutti i colleghi, parlo adesso dell'Abruzzo, ma è chiaro che quello che sto dicendo è simile agli altri. Noi stiamo cercando di trovare le condizioni geo-economiche per poter consentire, attraverso soprattutto l'investimento dell'economia del mare, perché una delle differenze con la Polonia è che la Polonia su 14 ZES, credo che 2 siano vicino al mare, non vorrei dire stupidaggini, tutte le altre sono lontane, alcune anche lontanissime dal mare, mentre tutte le zone economiche speciali italiane sono nate come retroportualità. L'Abruzzo è quello più ardito, che per recuperare la differenza tra zone interne dell'Abruzzo, che hanno un problema di spopolamento, e dall'altro per recuperare anche alcune aree industriali che ovviamente avevano più problemi proprio perché non erano nelle zone più produttive dell'Abruzzo, che sono Chietino, alcune aree del Pescarese e il Teramano, poi vi dirò i cluster su questo, c'è stato un collegamento funzionale che la legge consente, sempre il DL 77, l'articolo 57. Che significa funzionale? Significa che noi Carzoli, che chi conosce la geografia è Tivoli, noi sappiamo dove è Tivoli, ecco, a 10 minuti da Tivoli c'è Carzoli Auricola, che è una zona industriale che ai tempi molte aziende romane andavano a insediarsi perché lì iniziava la cassa del mezzogiorno, così lo racconto ai colleghi polacchi che la cassa del mezzogiorno non l'avevano, ma sostanzialmente chi è qua e soprattutto meno giovane come me se lo ricorda bene, e quindi l'azienda di Roma si metteva lì per avere i benefici fiscali della cassa del mezzogiorno. Allora Carzoli e Auricola hanno perso questa attività perché molte aziende, finita la cassa, o chi aveva interesse è rimasto, chi non aveva interesse non è rimasto, e Carzoli e Auricola avevano
due grandi aziende, una di telecomunicazioni che adesso è molto ridotta, anche se ormai l'area grossa è in mano a un gruppo giapponese, e hanno la Coca-Cola, è uno degli stabilimenti più importanti dell'Italia, e loro peraltro sono in zona ZES. Questo lo dico perché ci siamo occupati non del beneficio fiscale, perché non ne hanno diritto, ma dell'autorizzazione unica per fargli fare l'investimento, che è una nuova linea produttiva che riguarda un prodotto specifico, non vorrei dire sciocchezze, che non è prodotto in Italia, ma che comunque commercializzano anche in Italia. Prego. Ho un paio di domande in corso d'opera. Intanto, numericamente, si riesce a capire quanti sono stati fatti, quanti sono stati gli investimenti nella ZES e quali sono le dimensioni degli investimenti? Scusi, e la provenienza degli investitori, la bandiera che battono gli investitori? La bandiera è locale, nel senso che quasi tutti sono venuti, diciamo, vicignori. Noi abbiamo censito, abbiamo fatto 400 e rotti incontri one to one con le imprese, insieme ai miei colleghi. C'è la collega dottoressa Pantoli, che è in prima fila, che ha seguito con me per la parte fiscale, c'è un altro collega avvocato che non so se è qua dietro, e c'è un'altra collega avvocato che è seduta dietro. Abbiamo fatto incontri in giro per l'Abruzzo e sono venute aziende di tutte le dimensioni. E poi ovviamente ci sono altri colleghi che si occupano di altro, come il collega Cianfrone che ha parlato, che fa parte del nostro staff, e non vorrei dimenticare nessuno che poi si offendono, però quelli che lavorano con me. Però la mia preoccupazione è stata sempre quella di capire e fare un po' di attività tailored, perché spesso e volentieri uno si è parlato dal 2017 di zone economiche speciali e non si è fatto mai nulla, quindi già cercare di capire qual era la sensazione che si era portata. Due, di queste aziende abbiamo avuto molti soggetti che si sono accorti, perché a monte c'è sei particelle ZES o non sei particelle ZES, che venivano e volevano fare l'investimento, ma ne erano nell'area magari industriale, vicino alla particella ZES, ma non era la particella ZES. Io ho avuto anche casi, a Pescara lo dico, in cui è venuto un'impresa arrabbiatissima che voleva uccidere me, il sindaco, poi ho salvato me e anche lui indirettamente, perché aveva, quello davanti ce l'ha la ZES, io no, perché io non ce l'ho, lei perché non mi ci ha messo di guerra, io non c'entro niente, la normativa è stata fatta dalla regione, le indicazioni dalla regione, i comuni hanno scelto le particelle, però dico, lei lo sa che lei è aiuti di Stato a finalità regionale, lei è una piccola impresa. Qual è il suo investimento? 500.000 euro. Di quali 500.000 euro sono capienti con i de minimis della cosa. E quindi diciamo, abbiamo evitato, questo produce arrosticini, quindi insomma diciamo che non mi ha offerto gli arrosticini, però mi ha evitato che mi sfilzasse con l'arrosticino a me e al sindaco di Pescara. Quindi lo dico, ma lo racconto proprio per far capire che poi questi sono i problemi che ci sono. Dall'altra parte comunque abbiamo tirato fuori 140 imprese, le quali nel 2022 fine anno, 2023 in corso e al massimo 2024 investiranno, hanno già investito circa 200 milioni. Di questi 200 milioni sono circa 110 nuove assunzioni. Il totale degli investimenti previsti formalmente, ma non parlo di autorizzazioni uniche, che sono tecnicamente le autorizzazioni uniche, sono quelle che derivano da quel processo di cui ho parlato all'inizio, che è amministrativo gestionale, ma hanno fatto delle specifiche valutazioni di investimento e noi abbiamo valutato che di questi 200 milioni sono un totale di 800 milioni di investimenti, quindi che sta incrementando, e ritengo che entro l'estate avremo 1 miliardo di investitori privati, e questo 1 miliardo di investitori privati, di 800 già censiti, sono 1.500-1.700 nuove assunzioni, che significano vuoto per pieno per l'Abruzzo un 1%, un 1,5% di PIL.
Questo lo dico perché l'Abruzzo già oggi, l'Abruzzo nel periodo nel 2001 ha avuto il 7% di positivo di PIL, censito a fine 2022, uguale alle principali regioni industriali italiane, quindi come la Lombardia. Ed è più, quasi un 1% in più della media del PIL italiano. E rimane la regione in transizione con dei problemi che ho appena detto, ma con delle opportunità, perché è la più industrializzata, è quella che ha la maggiore struttura infrastrutturale, è quella che ha la maggiore capacità di dare personale con competenze, è la prima regione in Italia anche mediamente ad avere, non solo del sud, una quantità di laureati quasi l'1% in più della media del paese e i diplomati quasi il 2%. Quindi non so se ho risposto alla domanda, ma devo chiudere perché sennò mi cacciano.